Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Problemi legati a Maria De Filippi, registrazione annullata di Uomini e Donne. Questa è la notizia che era circolata sul web un po' di giorni fa. Seconda registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne sarebbe stata annullata. Ma attenzione, perché proprio ieri 25 agosto è stato smentito clamorosamente il tutto. Il 24 agosto, come detto, si è tenuta la prima registrazione di Uomini e Donne, la nuova edizione in partenza su Canale 5 l'11 settembre, che viene registrata ovviamente un mese circa prima. Nel corso della puntata sono stati presentati tre nuovi tronisti che intratterranno il pubblico nei prossimi mesi. Secondo alcune voci, però, il 25 agosto ci sarebbe dovuta essere una seconda registrazione. Quest'ultima però sarebbe stata improvvisamente annullata e tutti si erano preoccupati proprio per la salute di Maria De Filippi. Problemi personali. Intanto a dare la notizia un esperto di gossip che ovviamente da lì ha fatto allarmare tutti i fan del programma, pensando che potesse essere successo qualcosa proprio alla conduttrice. Tuttavia pare proprio che si tratta di una fake news veramente grandiosa. E infatti è stata una disinformazione a circolare. Secondo questa notizia falsa, Maria avrebbe avuto dei problemi personali. Le registrazioni di Uomini e Donne sono state effettuate regolarmente. E Uomini e Donne quindi è partito, amici di Nova News 24. Si parla già dei nuovi tronisti. Addirittura è uscita una nuova notizia che tra i tronisti c'è uno dei due che sarebbe fidanzato. Questo ovviamente ancora non è stato appurato se sia il vero o il falso. Vi terremo aggiornati. Intanto vi chiediamo cosa ne pensate della fake news circolata su Maria De Filippi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.